Il controllo della pericolosità sociale e la tutela della libertà personale sono stati al centro di un convegno organizzato dal Garante regionale dei detenuti per riflettere sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e sull'approdo alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. C'è molto allarme sociale, c'è molta attenzione anche critica rispetto a questa riforma, il superamento degli OPG e la costruzione di una rete di servizi sul territorio. Occorre che le istituzioni se ne occupino, la regione come altre regioni è in difficoltà, questo è il nostro contributo di garante proprio per tutelare assieme i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive con la sicurezza sociale e la legittima richiesta di tranquillità sociale all'interno però di una tutela ferma dei diritti fondamentali delle persone. Gli scenari sono abbastanza complessi e in questo momento anche in una situazione incerta, nel senso che a partire dal 2012 il legislatore ha avviato un processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Al contempo però questa fase di superamento ha visto una serie anche di problemi da un punto di vista sia di attuazione concreta della disciplina che di impatto delle nuove norme sul sistema sanzionatorio esistente. Credo che al momento la questione più importante sia dare effettiva attuazione alla disciplina che ha posto il trasferimento delle persone ricoverate in OPG all'interno delle REMS a livello regionale.